Io ovviamente non parlerò di questo perché sarebbe scimmiottare cose che sì conosco, ma rispetto alla docente dell'Università di Bari che noi abbiamo qui con noi, è chiaro che toccherà a lei e l'ascolteremo tutti quanti rispetto alle notizie e soprattutto rispetto alla formazione che lei vorrà farci. L'ascolterò anch'io con particolare attenzione. Io voglio invece consegnarvi alcune considerazioni. Considerazioni da un lato rispetto alla funzione dei partiti e alla funzione della formazione che i partiti avevano e che oggi non hanno più, e dall'altro sul rapporto degli eletti con i partiti. Vedete, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, bla bla bla, eccetera. L'Italia ha per tantissimi anni, per molti decenni, riconosciuto un ruolo centrale ai partiti politici, che non soltanto indirizzavano e orientavano le masse e la popolazione, ma era anche una scuola, cioè in ogni paese c'erano almeno dei partiti più importanti, del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, c'era una sede e quella sede, quella sezione era sempre animata e quei partiti avevano un vissuto, cioè quando la gente finiva di lavorare il primo posto dove si recava era la sede di partito, era la sezione dove c'era una militanza vera. E insieme a questo noi abbiamo conosciuto le scuole di partito, vale a dire quando i giovani, ma non necessariamente i giovani, anche quali dirigenti, per perfezionare la loro formazione, la loro cultura, il loro mettersi a disposizione poi con le loro conoscenze all'interno delle istituzioni, frequentavano la scuola di partito. Io con i miei capelli bianchi, con i miei 55 anni, mi dichiaro fortunato perché nel 1988, nel 1989, prima dello scioglimento del Partito Comunista, prima nella fase costituente per fare in quel periodo che era la cosa, quando ancora non c'era il nome del PDS che nacque dopo la scissione del Partito Comunista in due tra Rifondazione Comunista e Partito Democratico della Sinistra, prima di quella fase, quindi prima della svolta della Bolognina, tanto per essere chiaro, del novembre del 1989, ho avuto la fortuna di partecipare due volte alla scuola di formazione del Partito Comunista alle Frattocchie a Roma, una volta per tre giorni, una volta per una settimana. Quando io racconto queste cose, ovviamente mi si accende il cuore per la passione, per l'entusiasmo e per quei ricordi meravigliosi. Ma nello stesso tempo trovo incredulità nelle persone che mi ascoltano, chiaramente nei ragazzi, nelle persone che non hanno vissuto e che non hanno conosciuto quella fase, perché quando io ad esempio racconto che in quella scuola di formazione, che altro che non era la residenza estiva di Palmiro Togliatti, una villa meravigliosa, grande, un grande comprensorio, si entrava e all'epoca non c'erano ancora i cellulari e si lasciava la carta d'identità. Io a poco meno di 20 anni lasciai il mio documento, la mia carta d'identità, e per tre giorni prima e per sette giorni dopo non avevi la possibilità di uscire, eri praticamente dentro a questo grande comprensore, era quasi come una specie di carcere, no? Dove tu mangiavi, ciao Matti, mangiavi, dormivi, studiavi, facevi lezione, andavi nel parco per prendere aria, insomma, poi dopo cena. Ed era un'esperienza straordinaria. La gente mi guarda e dice: ma è possibile una cosa del genere? Sì, certo, è possibile. E l'altra cosa, che alcune di quelle lezioni, e chi ci veniva a fare lezioni? Per esempio veniva Alfredo Reichlin, che era l'economista del Partito Comunista,
veniva Pietro Ingrao, che io ho avuto il piacere di ascoltare due volte una sera di cenare insieme a lui, veniva Giorgio Napolitano, che non era il Presidente della Repubblica, ma era già all'epoca il Ministro degli Esteri del Partito Comunista, veniva il giovane Massimo D'Alema, che era il Direttore dell'Unità. E allora, quegli insegnamenti, ancora oggi, mi sembra strano, a distanza di quasi, non dico 40 anni, ma quasi, a distanza di tutti questi anni, oggi ancora sono per me un elemento importante nel mio agire quotidiano, nella politica, nelle istituzioni. Temi importanti come ad esempio la società delle 3A che noi criticavamo in quel periodo, ancora oggi mi sono dell'apparire, dell'avere e non essere e dell'appropriarsi anche legalmente delle cose, ancora oggi sono importanti per inquadrare la realtà politica quando affrontiamo qualcosa. Quella cultura della legalità importantissima che ci veniva quasi imposta all'interno del partito in quel periodo, eravamo, badate bene, alla vigilia di Tangentopoli, da lì a qualche anno ci fu poi il lancio delle monatine fuori dall'hotel Raffaele quando uscì l'allora segretario del Partito Socialista, e quindi iniziarono gli avvisi di garanzia ai segretari del pentapartito. E quindi il tema della cultura della legalità era una questione importantissima. Educare alla legalità, l'educazione alla legalità, erano aspetti importanti che io, che ho avuto la fortuna, ripeto, in quella settimana e in quella tre giorni di partecipare, per me sono state un'esperienza fondamentale. In tutto questo poi, non immaginate che lì veniva Reitlin piuttosto che Ingrao, Napolitano, D'Alema per raccontare, per fare la sintesi della storia dell'Unione Sovietica o del Partito Comunista Italiano. Non c'era questo. Chi voleva indottrinarsi di queste cose poi andava nella libreria che c'era sotto la direzione nazionale del Partito Comunista a Pontecoscura, l'editore Riuniti, e si andava a comprare i libri, come facevo io quando mio padre mi dava 50.000 lire all'epoca nel 1988, e io andavo e facevo incetta di libri e me ne tornavo nel treno perché era tutto pagato, il biglietto era pagato, il vitto alloggio era pagato, quelle 50.000 lire che mi dava papà, che non fumavo, fortunatamente continuo a non fumare, li spendevo e li investivo tutti quanti ad acquistare i classici che trovavo lì nella libreria del Editore Riuniti. Quando venivano loro, questi grandi dirigenti all'epoca del Partito Comunista ma anche del sindacato, ci parlavano di temi dell'attualità politica che servivano a farci capire l'attualità, ma con uno sguardo importante anche sull'aspetto importante appunto dell'Europa, perché già all'epoca si parlava di Europa. Anche in quell'occasione, quando io ho frequentato la scuola di formazione politica, eravamo nel 1988, fine 88, all'inizio dell'89, alla vigilia di un'elezione europea, e quindi anche in quel caso c'era un'attenzione particolare, come stiamo facendo noi con questa serie di seminari che Antonio Lecce con grande testardaggine sta portando, una buona testardaggine dico io, sta portando avanti, c'era la possibilità di individuare i temi dell'Europa e quindi guardare tutti gli aspetti con un occhio vigile su quello che avveniva in Europa come orientamento sui parlamenti nazionali e quindi anche sulle scelte del Parlamento italiano. La seconda nota, e poi concludo, e su quello che vi dicevo, vale a dire su una considerazione sul partito rispetto agli eventi. In quel periodo, quando i partiti avevano una funzione importante, quando i partiti orientavano davvero, e quando le sezioni non erano come adesso, quando nella stragrande maggioranza dei casi adesso le sezioni sono dei comitati elettorali che si alza la saracinesca 20 giorni prima, 30 giorni prima delle elezioni di turno e poi si abbassano, sono pochi circoli. Purtroppo, diciamoci la verità, anche nel nostro partito, nel Partito Democratico, noi abbiamo sezioni ovunque, ma io che giro la provincia e la batto tutta quanta, vi posso garantire che non sono tantissime, ahimè, purtroppo, le sezioni che hanno un'attività. Immaginate le altre forze politiche che non esistono proprio, si chiudono, si sbarrano le serrande e si riaprono dopo un anno, dopo due anni prima della campagna elettorale. In quel periodo che le sezioni, dicevo, erano sempre aperte, c'erano e davano un vissuto quotidiano, c'era la preminenza del partito sugli eventi.
Oggi invece, per questa distorsione che noi abbiamo, che i partiti di fatto purtroppo hanno un funzionamento non eccezionale, abbiamo il contrario, abbiamo gli eletti che rappresentano quasi sempre i partiti, e questo è un errore fondamentale e importante. Vedete, ci sono scelte che devono essere necessariamente, nella migliore delle ipotesi, condivise dagli eletti rispetto agli organismi di partito. Se un partito a livello provinciale si riunisce durante una riunione del suo comitato, diciamo del suo organismo dirigente principale, più importante, che è la direzione, e fa un documento dove chiude ad un'alleanza con forze politiche che in quel momento non sono ritenute organiche con la coalizione, e poi da lì a pochi giorni gli eletti, vale a dire i consiglieri e gli assessori, eletti e nominati, vanno in balla a quel documento, c'è qualcosa che non va. Poi non ci si può lamentare se c'è l'iperprotagonismo dei sindaci, perché i sindaci arrivano poi a contrattare non con il partito, a contrattare con il consigliere, a contrattare singolarmente con l'assessore, e alla fine tu hai che una comunità sbanda, perché se una comunità politica decide nel suo organismo dirigente più importante, che è quello di una direzione provinciale, di orientare i propri eletti, la propria rappresentanza, sia dei consiglieri che degli assessori, secondo un orientamento che è alla base del partito, e poi gli eletti, diciamo, strappano rispetto a quella logica, è chiaro che poi successivamente hai che il sindaco ti sbeffeggia e arrivi alla mancanza di autorevolezza del partito, perché non c'è il collegamento tra il partito e l'eletto, arrivando a dire, si anche a dire, ma tanto, diciamo, qualcuno l'ha detto durante qualche riunione, ma tanto che cosa vuoi che sia, sono i consiglieri comunali che decidono la linea. Questo va bene fino a un certo punto, quando poi l'amministratore di turno, quando poi il sindaco di turno bacchetta e decide a suo piacimento di cambiare la squadra di governo come meglio decide, poi è chiaro che in quel momento arrivano i pianti, arrivano che anche i nominati e i consiglieri chiedono sostegno al partito, ma forse poi è troppo tardi quando si chiede il sostegno, perché quello stesso partito è stato in un certo qual modo destrutturato e non ha avuto la possibilità di far affermare il suo principio perché i propri rappresentanti lo hanno smentito. E quindi ecco perché l'importanza del partito, ecco perché l'importanza di un rapporto corretto fra partito ed eletti, perché gli eletti sono rappresentanti di quel partito. Una cosa è quando tu fai la lista civica, va da sé, ma quando c'è un partito che è un partito strutturato con degli organismi dirigenti, quegli eletti devono rappresentare il partito. Ecco perché penso che, e chiudo, che queste iniziative siano importanti. Sarebbe giusto, ad esempio, che il nostro partito a livello provinciale iniziasse un percorso di formazione dei giovani, perché noi abbiamo giovani rappresentanti al nostro partito. Qui questa sera abbiamo Mattia, doveva esserci Francesco Cacciapaglia, Mattia che fa l'assessore a Taranto, Francesco Cacciapaglia che è il vice segretario provinciale, e Antonio Lecce che è segretario di uno dei circoli più importanti della provincia, che sono tutti dei trentenni, qualcuno anche sotto i trentenni, persone giovanissime. Abbiamo tantissimi altri, qui vedo per esempio Oscar, Stefano del circolo di Dalsano, vedo giovani rappresentanti del gruppo dirigente che si sta affermando all'interno di questo nostro partito, ma noi dobbiamo fare in modo che questi giovani possano avere una formazione importante e possano sentirsi anche litanie pesanti e noiose come quelle che sto facendo io, che forse in questo momento possono essere anche noiose, ma che poi un domani potranno servire, perché se invece noi pensiamo che la politica è fatta soltanto da persone
che soltanto perché fai il libero professionista, lo dobbiamo candidare e lo dobbiamo mettere in lista, e poi una volta eletto non dà conto minimamente alla comunità politica, è chiaro che si apre ancora di più uno iato, una distanza siderale tra la comunità politica e gli eletti, che spesso non rispondono alle esigenze del partito, alle richieste di quella comunità politica. Ecco perché è importante il progetto di una scuola di formazione, ecco perché è importante far capire ai nostri giovani che va benissimo il protagonismo negli enti locali, va benissimo il protagonismo nelle istituzioni, va bene tutto, ma il rapporto importante col partito bisogna mantenere, e quel rapporto, quando c'è una decisione presa dal gruppo dirigente, perché nel gruppo dirigente ci stanno tutti, ci stanno anche gli eletti, ci stanno anche i nominati dai sindaci, dai presidenti della regione, dai presidenti della provincia o dai rappresentanti parlamentari, quella decisione deve essere presa, deve essere portata avanti, altrimenti viene meno quella fiducia importante delle persone che hanno votato quei rappresentanti, e viene meno anche la fiducia nei confronti della politica. E qui potremmo riaprire, ma non lo faccio assolutamente, un tema sull'astensionismo, sul fatto che il più grande partito oramai è quello della persona che non vanno a votare, che al netto di un 10-15% fisiologico o di persone che sono impossibilitate per una forma anche elettorale particolare, perché oggi noi abbiamo spinta, abbiamo tutte, e non si capisce perché non è possibile anche il voto a domicilio. Ma qui, diciamo, apriremo una discussione che magari lancio un assist ad Antonio per un futuro dibattito su questo tema, sulle modalità del voto. Ma al netto di quel 10-15% fisiologico, noi oggi abbiamo circa un 25-30% statisticamente, stabilmente, nelle elezioni, che decide volontariamente di non andare a votare, di rifiutarsi di votare. Bene, noi dobbiamo guardare soprattutto a quel 25-30% della popolazione, gli aventi diritto al voto che non vanno a votare, e li dobbiamo recuperare e li dobbiamo far innamorare al nostro modo di fare politica e ai nostri ideali. Chiaramente io parlo del Partito Democratico, perche stiamo facendo questa iniziativa, sebbene nella sala consigliare del Comune di Lizzano, ma è un'iniziativa voluta dal Partito Democratico, organizzata dal Partito Democratico, e dove ci sono relatori, al netto della professoressa, che sono esponenti e dirigenti del Partito Democratico, e quindi mi rivolgo per le ragioni giuste del Partito Democratico. Io vi ringrazio e lascio la parola a Mattia sicuramente per il suo intervento, non finendo mai di ringraziare Antonio per questa passione che ci mette in queste iniziative importanti, che non sono solo importanti per il comune di Lizzano, ma lo sono anche per i comuni limitrofi, tant'è vero che la presenza di una delegazione dei compagni di Carosino, dei compagni di Dalsano e di altri, di qualche altro comune che sicuramente più tardi verranno, perché ci hanno detto che parteciperanno, lo dimostra per la grande attenzione a questo lavoro che il Circo di Lizzano sta portando avanti. Grazie. Allora sì, in realtà anche per strada con la professoressa parlavamo dell'astensionismo, che evidentemente, come diceva Mino, è il più grande partito in Italia e apre delle riflessioni, ecco, molto importanti. Ecco perché noi in queste iniziative cerchiamo, ecco, uscendo da quella che può essere magari la propaganda, di mettere sempre una parte laica, quindi lontana magari da quello che è il nostro ambiente politico stretto, e la mettiamo anche sempre vicina degli amministratori locali, in questo caso Mattia, che subito ha risposto presente quando l'ho invitato. Mattia è sì assessore urbanistica di Taranto, ma ha avuto anche un'esperienza al Parlamento europeo con Elena Gentile, giusto Mattia? Quindi ecco, io volevo questa sua testimonianza oggi anche per questo, ma soprattutto perché, ecco, questa è un, vuole essere un approfondimento politico sui temi dell'Europa, ma anche con un ritorno diretto di chi queste esperienze le ha avute. Quindi prima di passare la parola alla professoressa Gallotta, io chiedo a Mattia questa sua testimonianza e il suo impegno naturalmente quotidiano. Grazie a te Antonio, io vi saluto, buonasera a tutti quanti voi, vi chiedo scusa per il ritardo, ma ero
purtroppo bloccato in attività d'ufficio. Saluto Mino, la professoressa, tutti i compagni e le compagne del partito di Lizzano. Mino prima li hai citati tutti, è rimasta solo Roberta, giovane consigliera comunale di Lizzano, che dobbiamo aggiungere all'elenco di persone a cui Mino faceva riferimento. E prima, diciamo, un applauso, il nostro sostegno del partito, perché vedete quello che diceva Mino è tutto, tutto, tutto vero. E adesso, diciamo, io aggiungo solo una cosa da giovane che dall'altra parte: se noi non avessimo avuto e non avessimo oggi guide come quella di Mino, cioè di persone che hanno fatto esperienze in politica, che sono anche in grado, noi ragazzi e ragazze, di aiutarci a capire quello che è giusto da quello che è sbagliato, come gestire anche situazioni difficili quando si è ministro, si fa la vita di partito, noi rischieremmo di andare costantemente a sbattere. Invece la figura di chi ci aiuta, ci continua a formare, per noi è importante. E sono al tuo fianco, diciamo, a spingere anche il PD per chiedere di fare un po' più di formazione da questo punto di vista e dare una mano non solo a noi che siamo, abbiamo la fortuna di essere già al servizio delle nostre città, di stare nelle istituzioni, ma anche di chi desidera approcciarsi. Insomma, in quest'ottica, Antonio, la bella iniziativa di questa sera non poteva che avere la mia adesione. Anzi, ti ringrazio ancora una volta con il circolo per l'invito. È un momento importante non solo dal punto di vista formativo, ma anche perché ormai sappiamo che la prossima scadenza elettorale alla quale andiamo incontro è proprio quella delle elezioni europee. Si voterà il 9 giugno 2024, si sarebbe dovuto votare il 2, ma siccome il 2 è la festa della Repubblica, noi si sposta la data elettorale alla domenica successiva, quindi il 9 giugno torneremo a votare un'altra volta per gli eurodeputati da eleggere nella circoscrizione italiana del Collegio Sud, che è il nostro, insieme a Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e Calabria. È un collegio importante. So che avete ospitato Antonio De Caro qualche giorno fa, che ormai sappiamo tutti essere ampiamente entrato nel vivo della campagna elettorale per le europee, oltre ad essere stato, diciamo, un grande sindaco, presidente di ANCI. Per entrare subito nel merito, io sono profondamente appassionato intanto di storia europea. Parlavo con la professoressa della mia tesi di laurea, che manca a farlo apposta nella sua materia di insegnamento, guardava gli Stati Uniti più che all'Europa, ma in realtà anche nella nascita degli Stati Uniti, così come noi li conosciamo, nella loro costituzione, c'è molta dell'influenza di quelli che erano i modi rivoluzionari europei, di quella che è stata la visione di sviluppo dell'Europa. Una delle questioni più belle, delle domande più belle da porsi, no? E da porre anche quando si fa una discussione da questo punto di vista, è provare a rispondere a che cosa è l'Europa, cioè cosa sono i confini dell'Unione Europea, come siamo arrivati oggi a questa roba sull'Unione Europea. Ed è una cosa che gli storici amano affrontare di dettaglio guardando a tanti avvenimenti che sono accaduti nella storia. I più particolari, i più importanti secondo molti, sono le battaglie di Adrianopoli, di Poitiers, che segnano inevitabilmente una svolta, perché impediscono da un lato agli islamici e agli arabi di conquistare la Francia, quindi di penetrare nel continente europeo, e dall'altra parte la battaglia di Adrianopoli sconfigge l'impero romano d'Oriente e a un certo punto riorganizza tutto quello che è l'asset di quella che noi conosciamo oggi come Europa dell'Est. Perché vi dico queste cose? Perché quella che conosciamo noi oggi non è Europa solamente frutto di accordi politici, geopolitici ed economici che arrivano dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il frutto della secolarizzazione, della storicizzazione, dell'aver posto le radici di una società contemporanea che trova però il suo fondamento già nei tempi dell'impero romano, dove all'epoca si pensava che tutti quelli che venivano dal nord della Francia, dalla Germania, fossero barbari, non fossero persone da annoverare come persone, diciamo, come gli occidentali, gli sviluppati dell'impero romano, che però contavano al loro interno in Nord Africa e quindi si consideravano popolazioni sviluppate, quelle da cui noi oggi subiamo l'immigrazione, che crediamo non siano popoli europei. Vedete come la storia del mondo ci mette davanti alla fotografia che molte delle cose a cui noi crediamo oggi, che qualcuno utilizza come grimaldello politico pro o contro l'Unione Europea, di fatto vengono smentite categoricamente, ripetutamente, dagli avvenimenti o dal modo in cui una società in un dato momento intende la storia. Cioè il tedesco che oggi noi consideriamo perno dell'Unione Europea, con la sua economia, per i romani era un barbaro, una persona da cui stare lontano.
E così accade anche in Est, no? In quella che noi consideriamo oggi Europa dell'Est, che rischia di allargarsi sempre di più con l'annessione dell'Ucraina. È importante conoscere la storia, perché quando ci sventagliano un po' di populismo politico, la storia ci permette di rispondere. E la storia ci permette di rispondere perché? Perché noi dobbiamo credere in un progetto che è quello dell'Unione Europea, credere nel valore e nei valori che questo progetto porta in sé, difenderli, ma soprattutto essere consapevoli. Abbiamo detto consapevoli di ciò che eravamo e da dove veniamo, ma consapevoli di quello che siamo oggi. Cos'è l'Unione Europea? Questa è un'altra delle domande a cui dovremmo rispondere, oltre che quella che riguarda non la nostra storia. Uno potrebbe rispondere a un accordo politico, un contratto, una sommatoria di trattati, un'evoluzione di un quadro normativo, sono paesi che si mettono insieme, che continuano ad accrescere, che annettono altri paesi, che scelgono una moneta unica. Sì, l'Europa è tutto questo. Lo è da un punto di vista normativo e giuridico, ma noi dobbiamo intendere l'Europa come un altro grande valore. L'Europa ha in sé il valore della libertà dei suoi cittadini. Io sono nato e cresciuto, ho 29 anni, in una famiglia di operai, in una società del Sud Italia, quella di Taranto, che ha vissuto il suo sviluppo, soprattutto quello post-industriale dell'acciaieria, in un certo modo, perché stava superando una mentalità, una visione di società. Come? Grazie a quelli che erano mano a mano gli adeguamenti normativi, l'apertura delle frontiere, la possibilità di viaggiare, la possibilità di far studiare all'estero i giovani in maniera gratuita, senza dover avere chissà quali documenti, passaporti e visti da portare, che raccontava come la società della mia infanzia, della mia adolescenza, fosse completamente diversa da quella dei miei genitori, dove per girare in Europa serviva il passaporto, dove non era possibile andare a lavorare in un altro paese europeo con la stessa libertà con cui noi lo facciamo oggi, dove non era possibile pensare che io, se sono cittadino dell'Italia, ma se vado in Germania ho diritto alle cure, se vado in Belgio ho diritto all'assistenza legale, se vado in un qualsiasi paese d'Europa ho diritto a essere trattato come uno di quei cittadini. E questa cosa ha prodotto? Ha prodotto ricchezza, ha prodotto lavoro, ha prodotto il mercato unico, ha prodotto libertà, ha prodotto in molti casi un appello disperato di alcuni territori a chiedere giustizia sociale. È un esempio banale per noi, e tutte le volte che ci rivolgiamo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di giustizia per avere giustizia sulla materia ambientale dell'Ilva, se non ci fosse stata questa ulteriore opportunità, spesso noi saremmo stati confinati a dover subire delle sentenze che riteniamo anche ingiuste e che in molti casi l'Unione Europea ha assolutamente ribaltato da un punto di vista di contenuto e di spiegazione giuridica. Quindi l'Unione Europea ci ha dato molte cose in più che nella nostra società dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'erano. Così come ci ha dato una cosa che noi oggi diamo troppo per scontata e che in realtà non lo è, ossia la pace. Alle porte dell'Europa, non solo in Ucraina ma anche in Palestina, che di fatto è dietro noi, si combatte, la gente riceve le bombe, muore, scappa, ricevi le bombe e non hai il diritto di entrare a casa tua. Le famiglie con i bambini con cui dover scappare, gli anziani che non hanno ospedali, tutto questo avviene alle porte dell'Europa, ma non avviene in Europa. Perché non avviene da noi? Perché abbiamo costruito questa unione di stati e abbiamo deciso che la pace sarebbe stato uno dei fondamenti dai quali muovere le nostre alleanze. E ancora oggi abbiamo la fortuna di non combattere guerre nel nostro territorio, e si somma a quei concetti di libertà e valori di cui vi parlavo prima, che dobbiamo difendere, ma per difenderli al tempo stesso dobbiamo difendere il concetto di Unione Europea. Vengo all'ultima considerazione, poi lascio la parola alla professoressa. Difendere il concetto di Unione Europea è una cosa complicata, non solo perché dobbiamo far fronte a molti populismi politici, il PD su questo ha delle responsabilità, cioè deve difendere l'Unione Europea perché ci crede in quei valori, perché lavora per sviluppare questa Unione. Spesso noi riceviamo, come abbiamo sentito molto spesso negli anni da Giorgia Meloni, da tanta gente che oggi è al governo, propagande anti-Europa, usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa, no ai vincoli del patto di stabilità, no alle normative restringenti sulla possibilità di contrarre debito pubblico. Oggi governano, tutti questi vincoli, tutte queste robe, loro le subiscono, le accettano e sono consapevoli non solo di poter fare poco e niente rispetto a quello che raccontavano in campagna elettorale, hanno raccontato per molti anni, ma sanno anche che se noi provassimo a fare qualcosa per saltare queste norme, spesso stringenti, questo ce lo dobbiamo dire, ma sono stringenti perché vanno a difesa della stabilità economica del paese,
Se loro provassero a saltare queste norme, rischieremmo di mandare in default il nostro paese o di disallinearci rispetto alle scelte strategiche dell'Unione. Quindi sanno benissimo che quello che hanno raccontato al popolo, alla gente, ai cittadini per avere voti, non è possibile da applicare quando si governa, perché la stabilità dei conti, perché la pace, perché la possibilità di contrarre debito e avere chi tra l'altro ti paga una parte di quel debito e che permette a loro di fare anche le misure della legge di bilancio che poi raccontano, no, ai cittadini, che sono frutto sempre di quelle possibilità che l'Unione ci dà oggi o che ci hanno salvato in passato, ricordo la grave situazione in cui eravamo nel 2011, vanno difese e vanno tutelate. E questa è una missione politica dalla quale noi non possiamo scappare. E poi l'Unione Europea la viviamo tutti i giorni, non solo in questi valori. Molte delle strade, molte delle grandi opere, molti dei cantieri che noi abbiamo nei nostri territori sono finanziati dall'Unione Europea. Se non avessimo i soldi dell'Europa non saremmo in grado di realizzare opere strategiche. Quante volte mi è capitato di vedere fuori a un'opera o anche a una masseria, ad esempio, la targhetta dove c'era la bandiera dell'Unione Europea. Quel messaggio, quella targhetta, vi dice che lì dentro ci sono i soldi dell'Unione Europea che hanno permesso spesso di fare lavori di ristrutturazione, di riqualificazione, che permettono di fare grandi interventi. Noi a Taranto abbiamo fatto partire tanti cantieri, in Città Vecchia, a breve parte il cantiere della stazione per rifare la stazione dei treni, c'è tutta la questione nel bene o nel male delle infrastrutture dei giorni del Mediterraneo, c'è tutta la questione legata alle grandi opere del PNRR per i quali abbiamo vinto soldi. Quelle opere che poi vediamo realizzate sono realizzate grazie ai soldi dell'Unione ed è un valore in più per cui un partito come il Partito Democratico deve sentire l'obbligo politico non solo di fare formazione, non solo di fare iniziative come queste, ma di continuare a credere in questi valori e a difenderli. Chiudo dicendo no, l'Unione Europea oggi non è perfetta, c'è tantissimo ancora da fare e ne siamo consapevoli. Chi ha sentito il Presidente Draghi in questi giorni ha sentito dire di un'Unione fragile, di un mercato comune che ha esaurito le sue possibilità. E allora cosa accade quando nella storia si hanno questi momenti di difficoltà economici come quello che stiamo vivendo noi, perché è inutile girarci intorno, c'è una crisi economica, l'inflazione cresce, c'è una questione aperta sui tassi di interesse, quindi l'Europa da questo punto di vista sta diventando fragile, anzi lo è sempre stata da questo punto di vista, ci sta facendo vedere le sue fragilità in maniera più marcata rispetto a prima. Qual è la soluzione? Quali sono le possibilità in questi contesti? Sono due: o implode tutto e quindi si torna a un meccanismo precedente o si evolve tutto, che è l'auspicio che personalmente io ho e che è frutto anche della mia esperienza in Parlamento Europeo. Io ho fatto prima lo stagista, poi il funzionario europeo al gruppo PD, quindi ho messo mano nel lavoro parlamentare, nelle commissioni, un lavoro lento, farraginoso, perché bisogna mettere d'accordo, all'epoca eravamo 27, io ero dentro quando si stava, la Brexit c'era ma bisognava trattare per l'uscita, quindi la commissione Econ, le mie esperienze personali, era la commissione che si occupa di economia e finanza in Europa, quella più importante di tutte, di banche, di tasse, era presieduta da un uomo che si chiama Roberto Gualtieri, che attualmente è il sindaco di Roma, e che chiamava in audizione in commissione ogni mese quello che all'epoca era il presidente della BCE, Mario Draghi. Io che ero il più giovane funzionario del gruppo PD, della parte SD del Parlamento all'epoca, avevo 22-23 anni, andavo in aula o andavo in commissione e andavo a sentire, ero un privilegiato da questo punto di vista, con le mie orecchie le lezioni di Mario Draghi con Roberto Gualtieri, che lo incalzava, gli faceva domande, ed era una roba bellissima perché oltre ad essere lavoro per me è stata grande formazione, la possibilità di conoscere queste persone, di imparare da loro, o anche le risposte che Nigel Farage, leader del Brexit, dava a Mario Draghi. Quella formazione di cui parla Mino, no? È un po' la stessa cosa che Mino ha raccontato dei suoi ricordi di quando era un giovane militante. Con me ci sono gli stessi ricordi dell'opportunità di essere stato lì grazie al PD, di aver militato, fatto formazione nelle istituzioni. L'Europa quindi deve evolversi, è l'unica chance che abbiamo. Non deve solo avere un mercato comune, l'Europa deve puntare quindi una politica monetaria comune, quasi lo può diventare ancora di più. Se si lavora in termini di politiche bancarie, ma dobbiamo fare il passo in più, che è quello che noi ci aspettiamo ormai da tempo, che è quello di una politica fiscale comunitaria, una politica economica a tutto tondo che sia in grado di dare un'ulteriore spinta e allineare i 26-27, se arriverà l'Ucraina, l'annessione dell'Albania, tante possibilità che sono in fase di discussione già in Parlamento e in Commissione. O facciamo un salto per evolverci,
un sistema di difesa comune. Le guerre ci stanno dicendo che non è rimandabile, questa roba è necessaria. Non ha senso investire tutti e 26 tre volte i soldi che investe la Cina per armamenti militari, ma essere molto più debole non solo come sistema di difesa, ma come sistema di intelligence europeo e soprattutto come capacità di coordinamento delle forze militari europee. La necessità di avere una politica economica, fiscale, monetaria completamente strutturata, cosa difficile, che ha bisogno di trattati, ha bisogno dell'unione di intenti, dell'unità dei paesi, ma dobbiamo farlo. E il PD, in questa logica, e chiudo Antonio, deve essere promotore della sensibilizzazione di queste scelte, deve puntare ad eleggere eurodeputati che siano in grado in Parlamento di sensibilizzare, di stimolare, di fare la loro attività parlamentare per questo, cioè perché non imploda questo fragile sistema nel XXI secolo, ma vada avanti, e deve farlo come state facendo voi questa sera. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho provato davvero, anche se ho occupato tutto il tempo che mi era stato concesso, a costruire un percorso, no? Tutto ciò che siamo stati, ciò che siamo, ciò che possiamo diventare, rischi e opportunità. Io spero nelle opportunità, perché vorrei continuare a godere dei benefici dell'Unione Europea per i prossimi anni ed averne ancora di più, ma soprattutto vorrei che ai miei figli, ai nostri figli, alle persone più piccole di noi, alle generazioni che sono già dopo di noi, vengano date ancora più opportunità di quelle che noi abbiamo avuto e che sono state tantissime rispetto a chi è più grande di noi, del vivere questa splendida unione, questa condizione di benessere, di pace, di opportunità che non solo è l'Europa dei popoli, ma è anche l'Europa delle nazioni. Grazie. Io ti passo la parola e ti ringrazio soprattutto per essere qui con noi. Grazie. Beh, innanzitutto grazie a voi di avermi invitata, non vi ho annoiato abbastanza 13 anni fa, ci ricordiamo. Io innanzitutto, scusate, devo parlare in piedi perché sono incapace di farlo seduta, 2 anni di lezioni online per via del Covid, inchiodata davanti a uno schermo, sono state un po'. Rispetto a quello che hanno detto ora Mattia, Mino, scusate, quelli non mi sono notati, devo mettere, spero di non arrivare troppo, qualche punto fermo, perché sì, l'Unione Europea è bella, è difficile, croce delizia si potrebbe dire, ma il motivo per cui io la studio, da che mi sono laureata, dalla tesi di laurea, e non vi dico quando è così, potete pensare che io sia più giovane di quello che sono, è che l'Unione Europea cambia il significato di una serie di parole che noi utilizziamo correntemente. Quando parliamo di partiti rispetto a un sistema nazionale e ne parliamo rispetto all'Unione Europea, i significati cambiano completamente. Anche quando parliamo di valori, parliamo di qualcosa di diverso rispetto a quello che intendiamo. Come nasce la Unione Europea? Formalmente, dovrete perdonarmi qualche pedanteria da storica, quella che noi chiamiamo oggi Unione nasce nel 1957 con il Trattato di Roma. L'idea è, a partire dal 1951, trattato Comunità Europea del Carbone e Acciaio, qui in Europa Francia e Germania si fanno guerre bene o male dal 700 per l'Alsazia e la Lorena, le regioni carbonifere. Il problema è che negli ultimi 30 anni di quelle ci sono state 2 guerre mondiali e sono state 2 in 30 anni, e la seconda ha lasciato l'Europa interamente tra Spagna e Portogallo, che scelsero una politica di neutralità, rasa al suolo. Anche chi ha vinto, la Gran Bretagna, ha continuato con i razionamenti alimentari per 10 anni, cioè l'Europa è andata per un anno giorno e notte dall'aeronautica tedesca, insomma non era uno scherzo. E questo frangente di debolezza enorme degli stati e di ricerca di vie nuove per ricostruire non uno contro l'altro,
come si era fatto alla fine della prima guerra mondiale, ma insieme. Anche perché Stalin, l'Unione Sovietica, sì, sono stati alleati durante la guerra, ma ci fidiamo, non ci fidiamo loro. Ma mezza Germania e mezza Berlino sono in mano sovietica. L'idea di Jean Monnet, che non è un politico, è un tecnico, è uno che ha coordinato i rifornimenti alle truppe alleate durante la seconda guerra mondiale, dice: signori, se restiamo a ragionare in termini di chi si prende l'Alsazia e la Lorena, qui non ne usciamo. Allora Monnet dirà, è una delle frasi più belle del mondo secondo me: se non riesci a risolvere un problema, cambia i termini. Il problema non è chi si prende l'Alsazia e la Lorena, il problema è farli gestire interamente da un organismo che tenga insieme Francia e Germania, e alle quali Francia e Germania cederanno il pezzo di sovranità statale che usano per trattare di produzione, acquisto delle materie prime e vendita di carbone e acciaio. L'anno potrebbe dire: vabbè, ma pure all'ONU ci abbiamo ceduto sovranità. No, perché l'ONU decide se i 5 stati membri del Consiglio di sicurezza sono d'accordo. E anche se loro sono d'accordo, è sufficiente che uno dica no, perché per lui quella decisione non esista. L'Unione Europea nasce sovranazionale, ossia quei pezzi di sovranità che gli stati le delegano vengono usati in modo parzialmente indipendente dagli stati. All'inizio la comunità decide, avrebbe dovuto decidere, dopo il periodo iniziale di 5 anni, a maggioranza qualificata, ovviamente, per evitare di lasciare fuori gli stati membri, ma a maggioranza qualificata, e chi è contrario la norma la rispetta comunque. È il principio che vale nei parlamenti nazionali, perché siamo membri di una stessa comunità, abbiamo partecipato alle elezioni, sappiamo che oggi siamo minoranza, ma domani potremo diventare maggioranza. Comunque c'è un patto costituzionale che ci tiene insieme. Nei rapporti fra stati questo non esiste. Sono rapporti per cui se dico sì e sì, se dico no, anche se c'è, per me non vale. Nella comunità europea e oggi nell'Unione Europea non è così. Anche se ho detto no, ma la maggioranza qualificata è d'accordo, quella norma vale anche per me. È un caso proprio lì, proprio la normativa sull'IVA. L'Italia fece il diavolo a 4 perché non fosse approvata, perché sapevamo che non potevamo rispettare gli obiettivi in materia di riciclo, pulizia, purificazione delle acque, ma la maggioranza era d'accordo e ci siamo anche beccati le cause e le abbiamo perse. I valori dell'Unione, della comunità, parliamo di Unione, ma fino al 1992 era Comunità Economica Europea, non nascono però con i trattati fondativi. Questi sono trattati che si limitano, nel caso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a dire come si metteranno insieme, come saranno gestite in comune la siderurgia e il settore carbonifero. Il trattato sulla Comunità Economica Europea si limita a dire come, nell'arco di 12 anni, i 6 stati membri creeranno un'unione doganale, ossia commerceranno fra di loro a dazi zero. Immaginatevi per tutte le industrie nazionali protette cosa voleva dire questo, e si impegnano nel tempo, non sappiamo quanto ma lo faremo, a far circolare liberamente persone, servizi e capitali. Deutsche Bank, quando ci saranno le norme, potrà venire a operare in Italia a condizioni che varranno per tutti gli stati membri della comunità. In questo contesto per i valori non c'è spazio, tranne il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Se siamo in 3 a presentare un curriculum per un
posto al comune di Lizzano, non posso dire la signora no è tedesca. Il trattato di Roma dice no, se ha titoli sarà pure tedesca, ma può partecipare esattamente come un italiano. Questo non vuol dire che i valori non sono, ma non vuol dire che non ci siano. Ad esempio, gli stati membri della comunità rifiutano fin dall'inizio di continuare ad avere relazioni, anche se solo commerciali, con stati nei quali che sono retti da regimi dittatoriali. Spagna e Portogallo hanno potuto chiedere di accedere, di aderire, ammettere, lo so che il termine che usate quei giorni non mi fa accapponare la pelle perché non è un'annessione militare, è richiesta di aderire. Hanno potuto fare domanda di adesione solo dopo che Franco e Salazar sono morti e in quel paese è ritornata al potere la democrazia. La Grecia avrebbe voluto subito far parte del trattato, degli stati firmatari del trattato di Roma. Le fu detto: tesoro, sei un po' troppo povera. Facciamo così, noi facciamo un bell'accordo con te, per cui ti aiutiamo a svilupparti. Quando sarai cresciuta adeguatamente, la strada per l'adesione è aperta. Golpe militare, regime dei colonnelli. L'accordo viene troncato dall'oggi al domani. Finché non tornate democratici, con voi non vogliamo avere nulla a che fare. Nel 1989 abbiamo cominciato a usare questo criterio anche nei nostri rapporti con l'estero. La Convenzione di Lomé, oggi si chiama Convenzione di Samoa, è un sistema con il quale l'Unione Europea fin da subito ha iniziato a sostenere lo sviluppo economico, politico e sociale di quelle che erano le ex colonie europee in Africa e poi inglesi, olandesi, man mano che nuovi stati aderivano. Nell'86 scoppia una guerra sanguinosissima, Eritrea-Somalia, Etiopia-Eritrea. Scusate, chiede qualcuno, ma questi muoiono di fame, ma come hanno fatto a procurarsi le armi? Hanno usato i soldi che l'Unione Europea gli ha passato per la cooperazione e lo sviluppo senza verificare come venivano usati. 2 anni dopo la Convenzione di Roma deve essere rinnovata, 89, c'è un articolo preciso che dice: cari stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, noi i soldi ve li diamo a tasso zero, aiutandovi, quello che volete, ma solo e fin tanto che voi provate a restare democratici, quantomeno ci provate, a tutelare i diritti umani e a ripudiare la guerra come mezzo di soluzione delle controversie. Poi si può andare a vedere quanto siamo stati ligi a questa clausola, ma è stata posta. Questa situazione non cambia neanche con il trattato di Maastricht, quello del 92, che crea l'Unione Europea. Da comunità si passa a unione. Perché? Perché siamo cresciuti. Eravamo 6 nel 92, ormai siamo 12 e sappiamo già che diventeremo 15 perché stiamo negoziando con Austria, Svezia e Finlandia. Soprattutto il mondo è cambiato senza che né noi né nessun istituto di ricerca, gli Stati Uniti erano pieni così di dipartimenti di sovietologia, si studiava l'Unione Sovietica maniacalmente. Oggi hanno 2 settimane che trasmettono solo musica classica. Sarà morto il compagno segretario generale, ma non si sono ancora messi d'accordo su chi sarà il nuovo e quindi va in musica classica finché non si trova un accordo. Hanno detto che la solidarietà tra paesi comunisti c'è, ma non illimitata. Vuol dire che non difendono più Cuba? Chi è il cattivo sulla lista? Eravamo a questi livelli di analisi. Né negli Stati Uniti né in Europa abbiamo visto l'apertura delle frontiere fra Ungheria e Austria nel luglio dell'89,
neanche 24 ore c'è una fila di macchine, quelle vecchie sovietiche, lunga 10 chilometri. Berlinesi dell'est che vogliono riabbracciare i parenti che in una notte non avevano più potuto rivedere. E novembre le elezioni in Polonia, che Solidarnosc vince a mani basse, né tantomeno 9 novembre il muro di Berlino tirato giù a mani nude dai berlinesi. Nonostante questo, nel trattato sull'Unione Europea, sui diritti non c'è, sui valori non c'è una parola, una. C'è un nuovo capitolo sulla cittadinanza europea. Ciascuno di noi, per il semplice fatto di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione, è anche cittadino europeo. E questo ci dà dei diritti precisi. Spostare e soggiornare senza che ci sia richiesto un permesso di soggiorno. Se viviamo in un paese al di fuori dell'Italia da più di 5 anni e abbiamo preso la residenza, possiamo candidarci al sindaco di quel paese e possiamo votare per il sindaco, così come possiamo candidarci al Parlamento europeo e votare per il Parlamento europeo anche senza tornare in Italia. Io ho avuto il privilegio di studiare per 2 anni a Bruxelles. Ricordo le elezioni del Parlamento europeo, si andava tutti all'ambasciata in Italia, si presentavano i biglietti del treno e si usavano quei soldi che venivano garantiti perché si doveva votare in Italia per pagarci metà del biglietto aereo. Oggi, quando dal 93 al 94 è entrato in vigore il Trattato di Maastricht, avremmo votato a Bruxelles, nella sede dell'ambasciata. Se io vivessi da 5 anni a Parigi, potrei candidarmi. Giulia pour président. Italgo non mi vedrebbe neanche. Va bene, lasciamo. Ma questi non sono valori. Questi sono diritti che gli stati membri accettano di riconoscere ai propri cittadini. Un discorso sui valori comincia materialmente a filtrare nei trattati nel momento in cui nel 93 dobbiamo dire, cari paesi dell'est che vi siete liberati da soli e che da che vi siete liberati state aspettando che siamo noi a invitarvi a entrare, dovete fare domanda a voi, vi diciamo che aderirete, quanto non lo sappiamo, però vi diciamo cosa dovete fare per essere degni dell'adesione. 1. Avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze. Questi sono i primi valori comuni alle costituzioni degli Stati membri che vengono messi nero su bianco, non nei trattati, in un documento di un Consiglio europeo. Lo vedremo meglio quando la prossima volta dovrò tagliare un po' di più sulle istituzioni. Il Consiglio europeo si riunisce, dovrebbe riunirsi 4 volte l'anno, in realtà sono molte di più, è formato dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea. Per l'Italia ovviamente ci va il Presidente del Consiglio, solo per la Francia ci devono andare il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Perché la Costituzione francese prevede che quelle che sono le funzioni del primo ministro in qualunque Stato siano in realtà stoppiate tra Presidente della Repubblica e Primo Ministro. Ovviamente poi dovranno avere economie di mercato funzionanti, accettare qualunque cosa, qualunque nostro obiettivo, tutti i trattati, tutta la legislazione e così via. Il problema però è che ci si pone subito è va bene, documento del Consiglio europeo. Però già nel 94 alla Slovacchia vengono sospesi gli aiuti per l'adesione. Perché? Perché quello che era il leader della rivoluzione slovacca, Mečar, ha preso un po' troppo gusto al potere. Sta cominciando a limitare la libertà di stampa. Sta cominciando a dire che forse dalla NATO possiamo uscire,
che magari si potrebbe votare meno. Chi l'ha detto che i giudici devono essere indipendenti? Adesso gli abbiamo sospeso i fondi, ma è ancora fuori. Fosse stato dentro, non solo. C'è stato un intervento umanitario in Kosovo per evitare che Kosovo diventasse una seconda Sarajevo, un secondo campo di mattatoio e stupro per la Serbia. Intervento umanitario in nome di che? Dei valori europei. E quali sono? Il mercato? Non è un valore. La libera circolazione delle persone? Ma tanto noi non ci vado ad entrare, che valore è? Allora, Trattato di Amsterdam 1997, articolo 6. Mettiamo nero su bianco quelli che sono i principi minimi che noi rispettiamo, proviamo a rispettare nella nostra azione esterna e che chiediamo a chi vuole avere rapporti con noi o entrare nel nostro club di rispettare. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Stato di diritto. Questi principi sono comuni agli Stati membri. Per rafforzare questo, l'articolo successivo dice: nel caso in uno Stato si verificassero dei rischi di violazione di uno di questi principi, a maggior su proposta della Commissione del terzo degli Stati membri, a maggioranza qualificata, il Consiglio potrà dichiarare, il Consiglio dei Ministri, è composto dai ministri degli Stati membri, che c'è un rischio di violazione o che c'è una effettiva violazione. Effettiva violazione vuol dire che cominciano a partire una serie di punizioni che possono arrivare fino a dire: tu in consiglio ci stai, ma è come se non ci fossi, non voti. Maggioranza qualificata, che però già 4 anni dopo, 3 anni dopo, trattato di inizio, si dice no, è troppo bassa. 4/5 dei voti perché si proclami il rischio, unanimità per avere, ovviamente tranne lo Stato sotto accusa, perché parta la procedura appunto per violazione dei principi fondamentali. Qualche malandrino dice: sì, vabbè, libertà, democrazia, ma i diritti dell'uomo quali sono? Non tutte le costituzioni degli Stati membri tutelano le stesse. In Italia abbiamo una Costituzione che tutela una serie di diritti sociali dei quali nel Regno Unito la Thatcher ha fatto strame. Se un francese viene a lavorare in Italia, ha diritto al salario minimo, ai versamenti contributivi, orario tutelato e così via. Se io vado a lavorare a Londra, negozio io il mio orario, il mio salario con il mio datore di lavoro e non gli posso dire: guarda che non puoi farmi fare 40 ore a settimana. E chi l'ha detto? Le costituzioni degli Stati non tutelano gli stessi principi, gli stessi diritti. In questo senso, giugno 99, al Consiglio Europeo di Colonia si dice: dobbiamo elaborare una carta europea dei diritti. Non possiamo continuare a dire questo sì, questo no, forse questo è comune, questo è meno comune. Abbiamo bisogno di un catalogo chiaro. Anche perché se dovremmo dire ai paesi candidati dell'Est: non stai rispettando un diritto dell'uomo, dovremmo dire quale? E su quel diritto dovremmo essere concordi. In questo senso, 2000, Carta dei diritti fondamentali, che è una autentica meraviglia. Perché? Perché è chiara. È chiara. Ed è sintetica. Se provate adesso a dare un'occhiata al Trattato di Lisbona, quello con cui funzioniamo ora, è un mattone così, così. La Carta dei diritti, così, piccola. E la cosa ancora più bella
e che è articolata, no? Articolo 1, articolo 2, del principio. L'Unione Europea tutela la dignità, ossia il diritto all'integrità fisica e psichica. Qui nel 2000 viene già inserita la tutela all'integrità del patrimonio genetico. Non siamo replicabili. Nessuno può dire, anche io non potrei dire, ma quanto sono carina. Non posso sopportare di morire. Prendetemi qualche cellula staminale e quando io non ci sarò, fate un mio clone. Non siamo brevettabili. Abbiamo diritto all'integrità della fisica e psichica. Il divieto di tortura. Questa carta non era in vigore quando ci furono i fatti vergognosi del G8 di Genova. Altrimenti tutti gli stranieri che sono stati pestati alla Diaz ci avrebbero rovinato a causa. Violazione del diritto alla tortura, divieto di schiavitù e di lavoro forzato, di eugenetica. Schiavitù e lavoro forzato potremmo dire, vogliamo andare a vedere come teniamo gli immigrati nelle campagne o in edilizia? Non sono cittadini, non va. La libertà, che sono i diritti civili classici, pensiero, manifestazione del pensiero, religione, libertà di culto, eccetera. La tutela della privacy, che è quello su cui ad oggi abbiamo battaglie enormi con gli Stati Uniti. Dal 2001, Torri Gemelli, gli Stati Uniti passano a setaccio tutte le comunicazioni, tutte, di chiunque. Perché allora non ci siamo accorti che avevamo accolto da noi tre sconsiderati che hanno fatto un 48. Allora adesso qualunque comunicazione passi, cellulare, email, viene filtrata. L'Unione Europea ha detto un momento, parliamo di come filtrate e dell'uso che fate dei dati. Oggi che Google, Amazon, Facebook, basta che accendiamo il cellulare, già sanno tutto di noi. E più sanno di noi, più ci mandano comunicazioni mirate, non solo commerciali, ma anche politiche. Questo è fondamentale. Divieto di esclusioni collettive, rischio di tortura, uguaglianza, non discriminazione, pari opportunità, diritti dei minori. Vado un po' più veloce. Cittadinanza. È la parte sulla cittadinanza dell'Unione, giustizia, questa è la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, ciascuno di noi in un processo ha dei diritti precisi, un giudice indipendente e imparziale, un difensore, comunicazioni che gli siano rivolte nella sua lingua e tempi ragionevoli del processo, che è una delle cose che adesso faremo lautamente dietro corrispondivo, dovremmo fare con il PNRR. Questa carta è fondamentale perché? Innanzitutto perché dopo tanta integrazione attraverso il mercato, l'economia, le banche, la moneta, bellissimo non dover cambiare soldi quando vado all'estero, però non è che sulla moneta uno si scalda molto il cuore, pochino. Sui diritti potremmo. L'idea è, se sappiamo di condividere dei diritti, perché questi diritti li possiamo usare dappertutto nell'Unione, dappertutto. Se a Berlino mi avessero beccato in stato di ubriachezza, sono a sé, in stato di ubriachezza molesta, e il poliziotto mi avesse strattonata, io avrei potuto dirgli no, fermo, nome e cognome, divieto di tortura. Sarò pure ubriaco, i miei diritti li conosco e tu sei un mare di guai. Perché mi hai strattonata. Valgono ovunque all'interno dell'Unione. Qual è il problema dei diritti però? Lo disse Habermas tempo fa. Per capire i diritti devo avere un'idea di essere cittadino, membro di una comunità politica e una mia coscienza civile. Altrimenti i diritti non li capisco tanto. Io vedo i miei studenti a lezione. Sapete che siete cittadini europei? Sì. Sapete che potete votare all'estero? Ah sì?
Eh sì. Sapete che potete proporre petizioni al Parlamento Europeo? Ah sì, urca. Questa è stata una scommessa in parte persa. Arriviamo così all'articolo 2 del Trattato di Lisbona, che è il trattato con cui funzioniamo oggi. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. Bellissimo. Cosa significa? Ed è l'articolo 2, quindi ecco, articolo 1 è creata l'Unione Europea, l'articolo 2, questi sono i nostri valori. Che cosa significa? Io mi scuso per le slide, sono una schiappa con i programmi di grafica, le mie sono molto basse. Che quelli sono i valori a partire dai quali gli Stati membri accettano di condividere la loro sovranità e di essere messi in minoranza e quindi di dover digerire le decisioni che non piacciono, se accade. È una sorta di fondo di fiducia comune. Accettiamo di condividere la nostra sovranità e quindi di poter essere messi in minoranza, di dover subire multe per le cose che non abbiamo fatto, perché confidiamo che tutti rispetteremo sempre quei valori. Per alcuni studiosi questi non sono solo valori, sono obblighi. Nel senso che l'Italia potrebbe denunciare l'Ungheria perché in Ungheria ci sono violazioni flagranti dello Stato di diritto. È ragionevole però pensare che uno Stato ne denunci un altro, sapendo che poi lo Stato denunciato, appena avrà l'occasione, renderà il favore subito e con gli interessi? Altri dicono, è vago, bello, bellissimo, ma come tutte le cose belle, è vago. Che vuol dire democrazia? La intendiamo come a livello di Unione Europea, dove si dice ci sia un deficit di democrazia da paura, perché votiamo senza sapere perché votiamo, cosa andranno a fare in Europa e per 5 anni non controlliamo niente, e dove oltretutto il Parlamento in alcuni ambiti ha potere di intervento, in altri no. È democrazia come all'interno degli Stati? Quale Stato? Orban è convinto di vivere in una democrazia, dove però non c'è libertà di stampa e i diritti delle associazioni sono seriamente limitati. Addirittura non c'è più piena libertà di insegnamento. Per un tedesco l'Italia che non è una democrazia. Con il nostro sistema elettorale non abbiamo una maggioranza stabile, che democrazia. Soprattutto, come a suo tempo per la Carta dei diritti, l'Unione Europea non ha potere per allargarne la portata. La Carta dei diritti contiene un articolo, la Gran Bretagna si mise proprio a zecca finché non lo ottenne, per cui quella carta non amplia e non può essere allargata. E quella è basta. E su quella carta ci sono due stati che hanno chiesto di essere tenuti fuori da cose importanti. La Gran Bretagna dal capitolo sociale, divieto di licenziamento senza motivo giustificato, senza giusta causa, diritto di sciopero, eccetera. Di nuovo, la Thatcher non aveva segato le gambe al sindacato reggendo 1 anno e mezzo di sciopero dei minatori per poi vedersi rientrare i sindacati dalla finestra dell'Unione Europea. E l'Irlanda non aveva intenzione, nell'ambito della libertà della vita matrimoniale, di accettare le nozze gay e il diritto all'aborto. Per l'articolo 2 è un po' la stessa cosa. L'Unione non può dire lo allargo, ne amplio l'applicazione. È quello, ed è bloccato. Però è anche una sorta di soglia minima al di sotto della quale gli Stati si impegnano a non scendere. È
la base sul partire dalla quale abbiamo potuto dire quella carta d'identità favolosa ha valore giuridico, perché l'abbiamo ottenuta per 7 anni a bagnomaria, diciamo, c'è, è bellissima, però usarla proprio no, i giudici non possono usarla. Il problema è che l'articolo 2, come vi ho detto, è di difficilissima applicazione. Polonia e Ungheria, penso sappiate, sono le due grandi osservate speciali. Siamo riusciti ad attivare l'articolo 2? Il Parlamento europeo è dal 2016 che ha adottato un rapporto in cui denuncia la crisi della democrazia in Ungheria. La Commissione si è decisa finalmente nel 2019 a dire sì, proponiamo al Consiglio di aprire la procedura di osservazione per Polonia e Ungheria. Per avere la maggioranza dei 4 quinti c'è bisogno che una delle due voti a favore. Siccome si sostengono, anche solo dichiarare il rischio per i sistemi democratici è impossibile. Figuriamoci l'unanimità per metterli sotto accusa. Mi si potrebbe dire, sì, però adesso i fondi del PNRR sono stati tagliati. Il PNR, il bilancio 2021-2027 dell'Unione, contiene una clausola che dice: la Commissione si riserva di proporre al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, se sospende il versamento di qualunque fondo, quelli per le regioni, quelli per le città, quelli del PNRR, se ritiene che ci siano violazioni della democrazia dell'articolo 2 che compromettono la sana gestione economica dei fondi. A Polonia perché li abbiamo bloccati? A maggioranza qualificata più bassa ci si arriva, ci si arriva. E tutte e due stanno cominciando da qualche mese a negoziare su come possono provare a tornare indietro, bambini. L'articolo 2 soprattutto è la condizione, quindi questo per quello che riguarda noi, è un faro, ma come tutti i fari è di piuttosto facile aggiramento se si sa navigare. Per gli stati che vogliono aderire è una della prima cosa che andiamo a verificare. Siete democratici, rispettate i diritti umani, i diritti delle minoranze, eccetera. E l'averlo inserito nei trattati vuol dire che non vale solo finché si sta negoziando l'adesione e poi una volta dentro liberi tutti. Uno dei vizi della storia dell'Unione Europea, a partire dalla moneta unica, ve lo ricordate? I criteri di convergenza, deficit sotto il 3%, debito sotto il 60%. All'inizio quei criteri dovevano servire solo per entrare nella moneta unica. Neanche 5 anni la Germania disse, nein, noi vorremmo essere sicuri di questa cosa continua anche dopo. Patto di stabilità e crescita. Quello che abbiamo sospeso per il Covid e sul quale ora stiamo provando a capire come rimetterlo in funzione. Articolo 1, stessa cosa. I criteri che avevamo dato ai paesi dell'Est, bellissimi, ma chi ci garantisce che una volta dentro continueranno? E la storia, se volete, è proprio di Polonia e Ungheria. Finché si è trattato di negoziare l'adesione, ma avrebbero accettato come qualunque paese candidato, qualunque cosa. Poi una volta dentro si comincia a dire, su questo non sono d'accordo. E questo è tanto più importante ora che stiamo negoziando, Polonia e Ungheria sono già dentro, che sono, ripeto, problemi poco trattabili, ma adesso noi stiamo negoziando l'adesione dell'Albania, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, non esattamente la regione più pacifica del pianeta, o meglio dell'Europa. Allora, ovvio che finché negoziano questi si impegneranno a essere strademocratici, stratutelare i diritti umani. E una volta che sono dentro, che succede? Nelle relazioni che abbiamo con gli altri stati, qui secondo me diventiamo pelo ipocriti, perché
perché a partire appunto dal 1989, ogni volta che facciamo un accordo con qualche Stato a cui diciamo ti diamo soldi per crescere, noi diciamo ma finché tu resti democratico, lotti contro la corruzione, eccetera. Qual è il problema? Che finora siamo riusciti a farlo perché le nostre linee di approvvigionamento funzionavano tutte. Già qui si potrebbe dire, ma non ci eravamo accorti che la Russia di Putin che ci vendeva il gas proprio democratica non era? Vabbè, dai, sì, ma intemperanze, ci vende il gas a poco, basta, non se ne parla. In Africa abbiamo avuto buon gioco a imporre questa clausola, eravamo i principali attori. Sono 5 anni che la Cina sta cominciando a impiantare aziende, fabbriche, a dare soldi, dice, di come quello che fate in casa, ma non ce ne importa niente, ma niente. Stiamo ricominciando a guadagnare terreno ora, perché i paesi africani si sono accorti che quella della Cina è una collaborazione che all'inizio sembra vantaggiosa, ma alla fine è come il bacio di un serpente velenoso. Sì, danno fondi, ma la manodopera è loro, le aziende sono loro, la tecnologia è loro. E non donano soldi come facciamo noi, li prestano a tassi altissimi. E con il debito si può tenere un paese per i cordoni della borsa. E con la Cina stessa. Abbiamo mai provato a dire, però sul Tibet, o sugli Uiguri, piazza Tiananmen? No. Ogni tanto qualche vago accenno. Il segretario del Partito Comunista si adombra, ci dà meno licenze commerciali. Scherzavamo. Nelle relazioni con l'estero, il dubbio è, facciamo i forti con i deboli e i deboli con i forti? È un dubbio molto concreto, molto concreto. Però è possibile continuare a dire noi diamo i soldi, collaboriamo solo con chi è democratico? Oggi, con le guerre, siamo riusciti a farlo benissimo fino agli attentati alle Torri Gemelle nel 2001, perché avevamo vinto noi. L'economia di mercato, la democrazia, aveva vinto sull'Unione Sovietica. Non eravamo andati a vedere che quelli si erano sbriciolati per problemi economici loro. Abbiamo vinto noi. E l'Unione Europea ha proposto di essere il noi capo a una marea di altri paesi. Fate come noi, integratevi come noi. Abbiamo vinto noi, tutti vogliono essere come noi. Già il 2001 ci ha ricordato che ci sono paesi di mondo che non avevano tanta intenzione di essere come noi. E che l'obbligo, perché per loro è un obbligo essere democratici, per loro è una posizione di nostre scelte, nostri valori. Oggi che le guerre sono dappertutto, leggevo l'ONU stima 93 guerre al mondo, noi ci interessiamo solo dell'Ucraina perché ai nostri confini, ci interessiamo più o meno perché ai nostri confini, ma è perché per quella dobbiamo razionare un po' il gas. Ma possiamo continuare a dire nel conflitto russo-ucraino aiutiamo l'Ucraina finché è democratica? Aiutiamo i palestinesi con bombardamenti finché sono democratici. Non rischiamo di fare la parte dei Candid. Vivo nel migliore dei mondi possibili. Poi becco fraghi di legnate da tutti, ma per me è il migliore dei mondi possibili. Qui ho messo per una non conclusione, perché in realtà questi sono, non sono solo dibattiti aperti, è storia che citate sotto gli occhi tutti i giorni, ogni mattina col quotidiano. Quando vi ho detto all'inizio l'Unione Europea cambia il significato delle parole, ho provato a cercare parole sul dizionario della Treccani.
Vabbè, quello che si ritiene oggettivamente importante o desiderato, in base al quale valutiamo la correttezza o meno di una certa azione. I valori, al plurale, indicano gli ideali a cui gli esseri umani aspirano, principi che i singoli individui o una collettività considerano superiori o preferibili. Individui, persone, collettività, le uniche collettività funzionanti che noi conosciamo sono quelle all'interno di uno Stato, persone che quantomeno parlano la stessa lingua e avendo frequentato la stessa istruzione dell'obbligo hanno un sistema di conoscenze e di riferimenti in comune. L'Unione Europea non è uno Stato, siamo molto di più di un'organizzazione internazionale, abbiamo un bilancio, distribuisce l'Unione Europea un bilancio, distribuisce soldi, adotta norme vincolanti a prescindere dal fatto che si sia d'accordo o no. Ma ha senso parlare di valori rispetto a un'organizzazione di stati? Se ne può parlare? Il problema è che noi è che l'Unione Europea continua a generare una serie crescente di aspettative. È sempre stato un po' così, ma dal Covid di più. Perché l'Unione Europea non agisce? Che fa l'Unione Europea? Pur con tutte le sue debolezze, lentezze, è un pachiderma istituzionale l'Unione Europea. La procedura decisionale standard, se va bene, dura 6 mesi. Se va bene, con il mondo che ci cambia sotto gli occhi, siamo sempre sul pezzo. Però a questa Unione Europea, i suoi cittadini, chi ci vive dentro, chiede sempre di più protezione economica, difesa dai migranti, da cui ci sentiamo invasi, difesa rispetto a un mondo che cambia, difesa rispetto alle grandi aziende informatiche che ci rubano i dati, ci spezzettano, li usano per modificare le nostre opinioni e i nostri gusti. Difesa a volte, nel caso d'Italia, rispetto a noi stessi. Basta spendere, proviamo ad avere finanze più sane. Questa Unione Europea non può, cammina, è nata come progetto di governo, ma oggi sono tali le aspettative che suscita, anche per i valori su cui è fondata, che dobbiamo cominciare a prendere coscienza che l'Unione Europea cammina sempre più sulle nostre gambe e non può essere diversamente. Non può essere diversamente. Non possiamo. Siamo a un livello di sviluppo tale per cui, come diceva Mattia, l'Unione deve cambiare, non credo che diventerà uno Stato, ma ha bisogno di più che noi che ci stiamo dentro, ci ricordiamo che ci stiamo dentro, ci ricordiamo su quali valori è fondata e proviamo a usare gli strumenti che l'Unione e il nostro Stato ci danno per incidere. È una discussione che facevamo proprio con Antonio in macchina, l'idea che vabbè tanto il mio voto non cambia nulla, sbagliato. Sbagliato, questo è quello che chi controlla le comunicazioni sui nostri cellulari ci vuole far credere. Non è così. Ripeto, c'è un diritto di iniziativa popolare. 2 milioni di persone, credo, ripartite tra 3 Stati membri, possono sottoporre proposte di legge alla Commissione. Non tutte vengono approvate. Ma ad esempio la norma sul diritto all'acqua potabile gratuita è stata approvata ed è partita da un'iniziativa popolare. Perché Coca-Cola stava cominciando a acquistarsi tutte le sorgenti di acqua potabile. E sono tutti d'accordo nel dire che col clima che cambia le prossime guerre non saranno né per il gas né per il petrolio, saranno per l'acqua che comincerà a scarseggiare. Valori?
Cioè, speriamo di sì, ma ricordiamoci sempre che se non li facciamo camminare noi, è carta, né più né meno. Domande? Spero di avervi adeguatamente impressionato. Allora, quando parliamo di straniero dobbiamo distinguere due categorie. Gli stranieri che accogliamo, permesso di naturalizzazione, permesso di lavoro o di studio, per loro a loro riconosciamo tutti i diritti della Carta dei diritti fondamentali, tranne quelli di voto, ovviamente. Per quelli che arrivano da irregolari non hanno nessun diritto. Nessun diritto, anche se in teoria avrebbero diritto ad avere comunicazioni, indicazioni sui modi per fare domanda di asilo, spesso non li facciamo neanche entrare. È un capitolo piuttosto, lo studio di 4 anni, devo dire, è un capitolo piuttosto doloroso. Nei confronti degli irregolari siamo la negazione precisa di tutto quello di cui ho parlato. E la cosa peggiore è che paghiamo stati, l'Italia e la Libia, l'Unione Europea e la Turchia, perché li trattengano e non andiamo mai a verificare in quale condizione. Osta, la prima parte, poi Osta. Sì, io ho commentato la situazione. Prego. Allora ero giovane, molto agitato. Questa qui è rimasta 20 anni, tanti anni, io ogni tanto passavo e ci pensavo. Allora la mia domanda, considerazione, ma l'Europa può essere solo liberalistica? O ha assorbito anche dei valori socialdemocratici keynesiani? Che li ha assorbiti? Quindi avevo visto bene quando avevo scritto. Quella scritta era frutto di un contesto storico particolare, nel senso che fino al famoso 77, credo fosse Berlinguer, mi sento più sicuro di qua che di là, 76, tutti i partiti comunisti europei avevano detto no all'integrazione. No. Perché? Perché all'inizio nel Trattato di Roma dei diritti dei lavoratori non si parla. E se si parla solo di libera concorrenza, senza aiuti alle imprese, nell'Unione sono vietati gli aiuti di Stato, li abbiamo rimessi in vigore per sostenere le aziende durante il Covid, ma altrimenti sono vietati, i diritti sindacali che fine fanno? Una fabbrica che chiude, sono operai licenziati, di questi chi si occupa? Nessuno. Certo non è l'Europa, non è il suo mandato. Poi ripeto, la cosa è cambiata, Berlinguer ha cambiato, ma soprattutto quello che ha cambiato è stata la presidenza della commissione di Jacques Delors, che era un ex sindacalista lui, e ha cominciato lentamente a provare a tirare dentro i sindacati europei e le confini della rappresentanza europea dei sindacati e delle confindustrie all'interno del meccanismo decisionale dell'Unione. Delors fu quello che, quando si negoziò i criteri per entrare nella moneta unica, disse fino all'ultimo: qui ci vuole un criterio sulla disoccupazione.
Perché deficit sotto il 3%, debito sotto il 3%, sono numeri, numeri, che non ci dicono però che sforzo, quanto è sana l'economia di un paese. Il Lussemburgo ce li ha, grazie, sono tutte banche. L'Italia, per arrivare a rispettare quello, potrebbe dover fare delle strette sul bilancio da tagliare, perché è una cosa che si taglia, la spesa sociale. Allora, qualcosa, ci vuole un criterio che dia un'idea dell'economia reale, non solo i numeri. Il problema è che la moneta si faceva sul marco. L'allora presidente della Bundesbank, il mitico Dietmeier, disse mine, perché non avere conti in ordine, bassa disoccupazione, e se dobbiamo cedere il marco, che è l'unica moneta che è in grado di stare a tu per tu con il dollaro, non la cediamo per una moneta, passatemi il termine, fetecchia, come la lira, che svaluta un anno sì e un anno no. C'era l'ispirazione keynesiana, ma ha sempre marciato più sulle gambe degli uomini che sulla... Anche lì col trattato di Amsterdam qualcosa cambia, perché adesso abbiamo un coordinamento semestrale sulla lotta alla disoccupazione. Il problema però è che l'Unione fa quello che gli Stati la lasciano libera di fare. Stato sociale, disoccupazione, sono quelle cose su cui il governo si gioca o no la rielezione. Cara Unione Europea, puoi dire quello che vuoi, ma col piffero che decide in maggioranza. Su Ucraina e Moldavia o Turchia, sulla Turchia il problema è relativo, nel senso che la Turchia già nel 95 fece, decidemmo di accettare la sua domanda di adesione, però fu subito detto finché resti democratica. I negoziati di adesione partirono materialmente nel 98, non potevamo dire negoziamo con tutti i paesi dell'est e tu fuori, perché sei... Ricordo una collega a Bruxelles che disse ci lasciate fuori perché voi siete cattolici e non musulmani. L'Unione Europea è un club giudaico-cristiano. Non fossimo giudaico-cristiani pure noi, ci avreste preso subito. C'è qualche problema in più. I negoziati sono bloccati da 10 anni ormai. Perché? Perché anche lì, sì, la democrazia. Però abbiamo cominciato a fare un po' troppo i cavillosi. Elezioni libere va bene, giornali liberi va bene. Però questa legge sul fatto, dal mio punto di vista è sacrosanto, che una donna che tradisce, che divorzia, non deve essere accusata automaticamente anche di abbandono del tetto coniugale, non ci va. Prima, seconda, terza, Erdogan ha detto, sapete che c'è? Sono stufato. Non ho bisogno di voi alla fine. Perché se noi siamo già in unione doganale con la Turchia, negoziamo già a tasso zero. E quello c'è. Quello c'è. Siamo nella NATO e nella NATO siamo l'unico bastione anche per l'Europa su una zona che è la polveriera del mondo. Di noi avete sempre bisogno. Sapete che c'è? Io mi faccio il mio gioco per contare nel mio scacchiere. Quando mi vorrete, se mi vorrete, ci pensiamo. Ovviamente non può mantenere a lungo il blocco dei negoziati. Ha provato a usare l'adesione, stavo provando a usare l'adesione della Svezia alla NATO per dire può entrare, ma l'Unione Europea ricomincia a negoziare con me. È una situazione in evoluzione. Sull'Ucraina perché Zelensky, che oggi è l'eroe della resistenza, aveva inchieste per corruzione in corso. E l'Ucraina sulla libertà di stampa si potrebbe molto discutere. Ma è stata invasa. Armi te le diamo col contagocce, perché abbiamo poche noi, va bene, ma te le diamo col contagocce, per le armi rivolgiti agli Stati Uniti. Noi però proviamo a darti un sostegno vero, sperando che serva, sperando che serva. Sei candidata all'adesione. Per essere candidata all'adesione gli stati ricevono una roba così, sono questionari per
verificare l'economia, la politica, la libertà. Ai paesi dell'est ci abbiamo messo 2 anni a farli rifare, ad esaminarli. L'Ucraina in meno di 6 mesi. È sotto attacco. E Moldavia la stessa cosa, perché è il prossimo boccone sul menù, diciamo. Problema. Noi abbiamo promesso la visione, e ora Zelensky se l'aspetta, non possiamo dire tra 2 anni, no scusa, ci eravamo sbagliati. Chi ci dice che l'Ucraina sia in grado di vincere? Già se tra 2 anni non ci sarà più Biden, ma Trump, gli aiuti dagli Stati Uniti si ridurranno enormemente. La mitica offensiva fa fatica ad avanzare. Noi non siamo in grado di sostenerla militarmente più di tanto. Garantiamo l'adesione a un paese invaso? Domanda. C'è Pietro Campi, un attimo, osservatore di giorni. Scusami, ma qual è la posizione dell'Unione Europea nel conflitto tra Hamas e Israele? Bella domanda anche quella. La politica estera, non quella commerciale, quella sulle guerre, viene decisa all'unanimità. Unanimità vuol dire o tutti d'accordo su tutto, incluse le virgole. Quando c'è stato l'attacco di Hamas, tutti d'accordo a condannarlo. È stata una barbarie. Io non ho avuto il coraggio di vedere i video su TikTok, ma pare che fossero particolarmente raccapriccianti. Problema: Israele ha reagito con un eccesso di difesa, un eccesso. Non puoi radere al suolo Gaza sperando di arrivare ai tunnel. Che si fa? La Germania non potrà mai condannare Israele, non dopo l'Olocausto, insomma. Macron ha forti comunità islamiche in casa, non può dire bravo Israele, perché altrimenti ne esplodono le periferie. La Meloni ha provato a dire 2 popoli 2 stati, sì, la 92, addio. Dice ai coloni in Cisgiordania, no ragazzi scusate, dovete andare dalle vostre case. Proviamo a proporre una tregua. Resta il fatto che il conflitto Hamas-Israele è la dimostrazione drammatica che se ci sono armi, se c'è un conflitto armato, con i nostri magnifici valori sono carta straccia. Non hanno proprio nulla da dire, nulla. Ed è drammatico. Prego. Grazie per la presentazione, molto entusiasmante questo incontro. Ci posso presentare e ringraziare un po' per la capella del cuore. È una domanda molto dal proprio aspetto, nel senso che negli ultimi anni, con il sogno prima della guerra russa, adesso Israele, Hamas, è stata più volte lanciata. Lasciamo l'Afghanistan, peccato che non avvertiamo nessuno e abbiamo la gente che fugge di solito.
disordinata, i marini che non si sa quanti restano, la gente che prova a buttare i bambini sugli aerei, che cade dagli aerei, e soprattutto quelli che sono rimasti lì e hanno collaborato con noi. Peccato, peccato, non ammorbidiamo neanche di una goccia le nostre leggi sull'immigrazione per farli entrare. Una dimostrazione di debolezza peggiore non si poteva dare. Lì il problema non è l'Unione Europea, ma la forza degli Stati Uniti. E Putin ha provato a dare la zarpata, sottovalutando. Xi Jinping, lì la Cina si vedono le grandi tradizioni imperiali, non ha detto né sì né no. Però è ovvio che dalla reazione statunitense lui sta misurando cosa succederà se prova ad andare su Taiwan. A noi non arrivano queste. La stampa italiana è molto provinciale, nel senso che abbiamo pagine sui politici italiani e poi le notizie di politica estera, poche, frammentate e in fondo. A meno che appunto non ci sono grandi cose, allora per un paio di settimane ci sono le prime pagine. Ma i tentativi di. Ha detto, noi abbiamo bisogno di voi per commerciare, voi avete bisogno di noi per commerciare. Ma gli atti di intimidazione a Taiwan, le mani, proviamo ad accettare, sono quotidiane. E alcuni hanno calcolato che se ora Xi Jinping provasse a invadere Taiwan, gli Stati Uniti non sarebbero in grado di reagire, perché hanno usato troppe armi in Ucraina. In tutto questo l'Unione Europea è assente. Rispetto alla professoressa, ai BRICS e all'allargamento dei BRICS della RAM su quali comunità, un nuovo colosso economico. Un colosso economico che però non ha fondamento politico. Non ha fondamento politico. Cioè BRICS, noi chiamiamo BRICS una cosa che in realtà non esiste. Quello è un acronimo. Per indicare un gruppo di paesi particolarmente sviluppati per essere paesi poveri. Ma non ci sono forme di coordinamento tra loro. Russia e Cina ci provano, e la Cina con il sostegno dell'Ucraina lentamente la Russia ha cominciato ad addentarla. Ma non credo che nessuno di loro sia andato a chiedere nulla a Bolsonaro. L'India con la Cina non parla, sono rivali strategici ed economiche. Allargare i BRICS? Sì, vogliamo far vedere che c'è gente che vuole essere come noi. E più un modo per dire, caro Unione Europea, con i tuoi valori, attenta, perché non è detto che siamo più disposti ad accettarli, ma peso geopolitico zero. Il problema dell'Unione Europea è un po' simile, anni 60 credo, i compagni mi devono aiutare. La leggenda racconta che qualcuno disse a Stalin, compagno segreto, questa cosa non si può fare perché il Papa non è d'accordo. La risposta fu, quanti carri armati ha il Papa? Zero. E però questo oggi si applica all'Unione Europea. L'Unione Europea non vuole, quante truppe può mettere sul terreno? Noi in teoria abbiamo una forza di reazione rapida. 60.000 uomini che possiamo spostare nell'arco di 3 mesi ai confini dell'Europa. Fate il paio con gli Stati Uniti che per la seconda guerra in Iraq hanno spostato in 24 ore 350.000 marini da un continente all'altro e capirete quanto il nostro peso militare sia forte. Se si parla di geopolitica, l'Unione Europea purtroppo non esiste. A livello commerciale sì. Tutte le ditte americane che avevano investito in organismi geneticamente modificati piangono lacrime, no vabbè si sono rifatte con i vaccini del Covid, ma piangevano lacrime amare, perché l'Unione Europea ha detto qua non entrano. O abbiamo il nostro principio di precauzione. Siamo sicuri che non creano rischi per la salute? Non può essere. Ok, qui non entrano.
Possiamo piazzarle a Livia, hanno capacità di acquisto molto minori. Siamo un colosso economico, geopolitico, è più complicato. Che ha cambiato il loro modo di fare, quindi rende difficile la loro adesione a una
Nei valori, nella carta dei diritti, non c'è nessun riferimento all'identità cristiana del luogo. Papa Giovanni Paolo II fece il diavolo a quattro perché fosse inserita. Non potremmo mai dire alla Turchia, tu non entri perché sei cristiano. Ma è diverso. Cioè, un conto è riconoscere i limiti normativi e dire tu non puoi entrare perché sei islamico. Questo è giusto. Però non possiamo ignorare che il nostro continente, la nostra comunione, cioè siamo frutto di quel prodotto culturale che è la religione cristiana, in tutte le sue dimensioni, greco, bizantina, ortodossa, protestante, anglicana, calvinista, luterana. Cattolica romana. Come radice culturale. Però la radice culturale c'è, ed è quello per cui molti degli aspetti che riguardano i paesi islamici noi li vediamo distanti dalla nostra cultura. Secondo me è un limite, perché c'è qualcosa di grande di un po'. È ovvio che, non voglio fare tempo, però di questa cosa è chiudo. Con la desertificazione dell'Africa, che è un tema non secondario, perché il futuro del mondo in Africa, la desertificazione dell'Africa porterà una migrazione di massa, e nella storia dell'umanità le migrazioni di massa cambiano la nostra cultura. Migreremo anche noi. No, no, noi non siamo in fase di desertificazione. Ancora in Italia no. L'Africa è in grossa fase di desertificazione, non c'è acqua, che non c'è acqua, e noi stiamo consumando i loro minerali, i loro riserve naturali di materie prime. Arriveranno, adesso arrivano le migliaia, ma nei prossimi decenni saliranno. Milioni. Non so per quanto la Turchia riuscirà ad essere margine, la Libia con cui le carceri perché la ammazzano, torturano. C'è un caso del dato del PD, il probabile, che il famoso periodo in altri fondamenti, non trovava ancora tutte le quanti loro ci facevano vedere i figli che scogliavano vive le persone, le scogliavano vive in Libia. E lui aveva detto più volte che si odia il gruppo PD per essere PD. Non so quanto questi riusciranno ad ragionare. Allora se noi continuiamo a guardare persone di colore nero diverse da noi, il problema dell'unione, abbiamo capito che rischiamo di essere travolti da questa roba, e quando non si integrano le popolazioni all'interno dei meccanismi consultati come il nostro, si implode. Perché la battaglia delle Romulus è famosa, la caduta dell'impero romano d'Oriente? Perché noi non abbiamo ammesso i barbari, perché noi credevamo essere barbari, i Goti, all'interno della Turchia, di fatto, no? di quella zona. Quando li abbiamo respinti, sono arrivati a milioni, hanno superato i confini, hanno distrutto e sconfitto l'imperatore che a un certo punto ritorna dalla campagna d'Egitto e si trova completamente invaso. Se noi avessimo adottato il discorso di quello romano usato, non solo di accettazione, ma anche di coinvolgimento, no? Politiche formative, di quello romano occidentale, anche al Medio Oriente, un popolo faceva, però a un certo punto vengono travolti da Adrianopoli in poi, iniziano a crollare le cose. Parliamo di prima dell'anno 1000, parliamo di prima dell'anno 1000. Sono mantenute nella storia queste cose, restano tali, non sono più a caso, adesso sono più finalizzate dalla guerra di Giuseppe. Anche oggi, se noi pensiamo di poter respingere gli americani, o continuare con queste politiche non di integrazione, l'Unione è già salvata, 30 anni da salvata. Come lo è in Francia, perché oggi la comunità islamica cresce sempre di più, la comunità islamica cresce sempre di più, arriverà a un punto in cui la comunità islamica sarà pesantissima in Parlamento, nelle rappresentanze regionali, in cui nascono il nuovo sistema di soldi, di scuole, quindi ogni uno capisce che è un limite, quindi iniziare a ragionare di politica di istruzione, redistribuzione, formazione, educazione, perché scuole e università sono da principio della nostra comunità. Che superiamo con gli stereotipi, o l'Europa entra nel cambiamento sempre di più difficile, 20, 30, 50, ma la Cina comunista, il climate change non lo prendiamo più, l'acqua scarseggia, questa gente quando non ha niente di mangiare perché è vista che da qualche parte deve scappare, la porta della loro sofferenza per loro è Mediterraneo se non è Roma. Quindi dobbiamo inevitabilmente ricordarci così non politiche comunitarie. Tutti insieme, non Italia sì, la Grecia sì, la Spagna sì e gli altri no, perché naturalmente ce la facciamo in quello delle noi come sistema paese, oppure rischiamo di essere travolti, questa è la mia cultura, insieme alle politiche, insieme all'analisi storica, perché le cose vanno assolutamente, però ribadisco.
ribadisco, l'Europa come è nata oggi è qualcosa di profondamente diverso da quello che era l'impero. Per un semplice motivo, lì un capo c'era e sapeva chi era. Chi è il capo dell'Unione Europea? Quello che sono qui là, necessità di una cosa. Perché noi vogliamo ci vogliamo. Non si è incalzato. Questa ce la facciamo dopo in pizzeria, che è messo al piano. Altro? Dico, cominciamo con questo. Prego. Innanzitutto voglio dire. Stavo dicendo se anche gli ospiti hanno possibilità di intervenire, no? Perché io ringrazio davvero Antonio Lecce che ha invitato noi con Italia Viva a questo incontro di questa sera. Io penso che sia una grande novità, importante novità, perché a mia memoria un partito invitava altri partiti in occasione di congressi dove i partiti partecipavano, da un saluto veloce e arrivederci, grazie, ma non avevano la possibilità di partecipare fino alla fine, come stiamo facendo noi, su temi importanti come l'Europa. Noi saremo chiamati tra un po' di mesi a esercitare il nostro diritto di voto, ed è bene che un partito importante italiano come il PD torni nuovo a questa occasione, e che quindi inviti anche altri partiti. E quindi insomma saluto veramente con grande favore questa novità che ha introdotto Antonio Lecce. Io spero però che la vostra cortesia nei nostri confronti non venga meno se avrò qualche osservazione da fare. Io penso, mi riferisco all'amico mio Buracino, guarda, noi i partiti sì certamente hanno una importanza, lo stabilisce anche la Costituzione, però il soggetto principale di Italia non è il partito, è il cittadino che si organizza in senso dell'articolo 47 di informazione sociale, quindi anche politiche, no? E che quando a un certo punto l'articolo 67 della Costituzione richiama la senso pubblico di mandato, vuol dire che gli eletti rispondono agli elettori, non rispondono ai partiti, anche perché per quella che è la situazione che si sta creando in Italia, tutti i parlamentari, ad esempio del partito maggiore attualmente, che è quello di Fratelli d'Italia, tutti i loro eletti meriterebbero di andare via da Fratelli d'Italia, perché la Meloni ha presentato un programma, ha presentato una campagna elettorale degli investimenti, ma ora sta facendo esatto il contrario, quindi sta tradendo un mandato elettorale. Quindi è bene, voglio dire, che gli eletti dovessero liberi anche a un certo punto di cambiare formazione politica. Riavvicinare gli elettori alle istituzioni, io penso che debba passare innanzitutto attraverso, come dire, restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, cosa che oggi purtroppo non avviene. E per quanto riguarda invece l'Europa, ecco, c'è da dire questo, che l'Europa, io la mia generazione è una generazione fortunata, quelli della mia età davvero sono fortunati, perché noi abbiamo vissuto in Italia un lungo periodo di pace, ormai era il primo della storia dell'umanità, e questo è dimostrato a chi ha voluto fare l'Europa, anche se mi rendo conto, professoressa, che è un processo ancora, voglio dire, in fase di, perché arrivare agli Stati Uniti d'Europa occorre ancora altri passaggi che devono essere ancora compiuti, però quanto è venuto per ora è importante, ma il messaggio importante soprattutto per i giovani deve essere in funzione, insomma, dei valori che lei ha richiamato, i valori della democrazia, i valori della libertà, i valori della pace, devono essere richiamati, perché guardate, oggi non siamo, e mi riferisco all'intervento che ha fatto quel giovane biondo di fondo, il problema oggi non è la guerra tra Hamas e Israele, il problema è che Hamas e il terrorismo palestinese hanno dichiarato al mondo occidentale, l'hanno dichiarato, a tutti coloro i quali hanno dei sistemi democratici liberi. La guerra, la prossima guerra, penso, professoressa, non sarà certamente
dobbiamo, noi siamo di tanto, siamo di tanto, se fosse assessore anche cittadini di tanto, quindi facciamo in modo che anche tanto, io certamente rispetto i giochi del Mediterraneo, una grande occasione, però è un'occasione di prima, passerà, ciò che non passerà ad esempio, il grande progetto del tecnologico del Mediterraneo, che possono far vitare una città davvero attenzione europea, su cui si parla, che però il comune italiano dovrebbe prestare una qualche attenzione in più. Grazie. Beh, vabbè, allora, lo dico io, perché se lo dice Mattia sembra che sia una difesa d'ufficio. Per la verità, rispondo all'amico Tonino Cavallo di Italia, sulla questione del tecnopolo del Mediterraneo, personalmente partecipando alle riunioni, quando si veniva del contratto istituzionale di sviluppo che da un anno sono fermi, l'ultimo lo convocò Mara Carfagna poco prima delle elezioni, quindi è passato più di un anno. Nelle ultime due o tre riunioni del contratto istituzionale di sviluppo, il sindaco sulla questione del tecnopolo del Mediterraneo ha posto un problema serio, tant'è che nell'ultima riunione, quello con la riunione CIS col ministro Carfagna, lui quasi non voleva firmare l'accordo che si era fatto sulle risorse destinate, perché fu chiaro che rispetto alle sue domande molto urgenti sullo stato dell'arte del tecnopolo del Mediterraneo, i dirigenti ballettavano. Quindi, come dire, le responsabilità che ad oggi rispetto ad un punto come quello del tecnopolo del Mediterraneo, finanziato dal contratto di istituzione di sviluppo, voluto un po' da tutti, fu l'allora vice ministro Fioramonti che venne in regione a parlare per prima con me e con il presidente Emiliano, all'epoca assessore di sviluppo economico, di questo progetto, che il sindaco Verucci sposò immediatamente. Quindi per la continuità amministrativa dei governi, allora c'era il governo Conte 1, poi c'è stato il governo Conte 1, poi c'è stato il governo Draghi, adesso c'è il governo Meloni. C'è una responsabilità dei vari governi che si sono succeduti, ma mi permetto di dire soprattutto dell'ultimo, perché da 14 mesi non ho fatto la riunione del contratto istituzionale di sviluppo, e per questo motivo il tecnopolo del Mediterraneo è ancora lì appeso, come un progetto che sarà finanziato ma del quale ancora non abbiamo notizie. Lo dico non per fare il difensore d'ufficio della Giunta Renucci, ma perché questa cosa mi costa personalmente, in quanto uno degli attori del contratto istituzionale di sviluppo, e so come sono andate le cose. Quindi Tonino, quando tu giustamente poni il problema del tecnopolo del Mediterraneo, però come dire, non dobbiamo dare la responsabilità al comune di Taranto, all'amministrazione comunale di Taranto, che ancora su questo tema non ha portato i risultati che tutti quanti volevamo, bensì al governo che ancora non si vede erogare risorse adeguate e di farci capire che cosa effettivamente vuole fare per il tecnopolo del Mediterraneo, che sino ad ora è soltanto una bella parola e un bel contenitore, sappiamo cosa dobbiamo fare, ma effettivamente dove, come, con quali risorse e soprattutto chi lo deve fare, noi non abbiamo questa. Ma non ho dato responsabilità, una sollecitazione all'assessore. No, per non fare tante dire lui, che sarebbe diventato un cicero coloroso, sarebbe. Provincia, perché così ci è stato chiesto dalla segreteria provinciale di condividere questa idea di
di partecipazione, quindi vi ringrazio e ci vediamo.